Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che è di nuovo un video di outfit che entusiasma tutti parecchio, ma soprattutto me perché a me piace davvero tantissimo giocare con gli outfit, con l'abbigliamento, con la moda e quindi mi sono divertita davvero tantissimo a filmare questo video. Dico che mi sono divertita a filmarlo perché sono quasi arrivata alla fine del video e sto filmando solo ora l'intro, per cui so già alcuni degli outfit che state per vedere quali sono. Anziché organizzare tutti gli outfit e farveli vedere tutti insieme subito, ho deciso di farvi vedere una serie di outfit realistici che indosso durante una settimana. Per cui ogni mattina mi sono svegliata un pochino prima per riuscire poi a ritagliarmi quei 5 minuti in cui filmare esattamente che cosa sto indossando, per quale ragione e come ho scelto esattamente quell'outfit, perché spesso la realtà è ben diversa da quello che idealmente si vuole indossare. I miei outfit sono molto influenzati dal clima, ovviamente, dal mio mood, dalle cose che devo fare durante la giornata, dalle persone che devo incontrare o semplicemente il mio umore. Per cui è stato davvero divertente scoprire ogni mattina qual è il processo decisionale che avviene qui dentro, per cui io sono davvero felice di quello che sono riuscita a creare durante tutta questa settimana, perché oggi siamo a sabato, sto indossando l'outfit di sabato che non vi racconto, lo vedrete tra pochissimo, ma devo dire che tutti gli outfit, compreso questo, mi sono piaciuti davvero tanto. Senza perdermi troppo in chiacchiere, vi lascio agli outfit. Un'ultima cosa, vi lascerò qui sotto nella descrizione tutti i dettagli degli outfit che sto indossando, compresi i codici per trovare più facilmente esattamente gli stessi articoli sui vari siti. E dove non è disponibile proprio lo stesso capo che sto indossando io, vi lascerò il codice di un prodotto molto simile. Spero questo video vi possa piacere e che vi faccia divertire un po' così come ha fatto divertire me, ma che soprattutto vi dia un sacco di ispirazione per giocare un po' di più con gli outfit e ingegnarsi per trovare soluzioni diverse con gli stessi outfit durante la settimana, perché sappiamo che non per forza bisogna avere troppe cose per creare outfit diversi. Buongiorno a tutti e buon lunedì. Oggi è un buon lunedì perché dopo diversi giorni di pioggia, compreso il weekend e il diluvio universale di stanotte, stamattina quando ho aperto le serrande c'era un sole bellissimo, anzi c'è ancora il sole fuori. Per cui, visto lo sforzo che il clima sta facendo per me per regalarmi un buon inizio di settimana, ho sentito proprio la necessità di fare lo stesso sforzo anch'io. E quindi questo sforzo lo voglio dimostrare con l'outfit che ho scelto per stamattina. Solitamente per me lunedì gli outfit sono molto comodi, molto casual, molto proprio easy, perché i lunedì per me sono delle giornate molto lunghe. Infatti dopo l'ufficio vado anche al corso di recitazione, per cui torno a casa giusto in tempo per il coprifuoco, ma oggi proprio ho sentito il bisogno di ricambiare l'universo per questa giornata di sole, per cui ho scelto un outfit un pochino più a metà tra il casual e l'elegante, che vi farò vedere tra qualche istante. Ho messo gli orecchini, sono i miei soliti orecchini che vi ho già fatto vedere nel video di outfit di questa primavera. Il brand giusto per la cronaca è Anna Luisa, però non è che sono influenzata da una collaborazione in questo momento, me li hanno regalati, mi piacciono un sacco e quindi li indosso non stop. Il profumo è sempre lo stesso, il mio profumo preferito, Victor & Rolf Flower Bomb. Mi metto il braccialettino Tiffany in argento e la collanina sempre in argento con questa bellissima perlina. Sto facendo un po' un mix di metalli, quindi indosso un po' di argento, un po' di oro, però in realtà la combo non mi dispiace, per cui va bene così. In realtà sono alla ricerca di una collanina in oro e quando la troverò, che sarà perfetta come la voglio io, la comprerò e avrò i gioielli abbinati.
Eccomi qua, allora l'outfit come vi dicevo è a metà tra il casual e l'elegante, infatti indosso questo bellissimo completo blu a quadretti di Zara, sotto una magliettina semplicissima bianca, questa l'ho presa su Asos ed è marchio Asos, scarpe Adidas Campus, le mie preferite, borsetta sempre di Zara e il mio zaino inseparabile di Fjällräven Kanken. L'outfit è completo, sono molto di corsa, infatti si sente perché ho il fiatone, sto correndo in giro per casa come una pazza, per cui vado perché sono in mega ritardo, ci vediamo domani con l'outfit del martedì. Ciao! Per il martedì ho voluto creare una sorta di Throwback Tuesday, quindi torniamo indietro nel tempo con un outfit anni 90, un po' revisited. Sopra sto indossando una bellissima magliettina che ho acquistato su Asos, però ormai non è più disponibile, ma direi che una qualsiasi magliettina classica bianca può andar bene. Blazer marrone di Zara, pantaloni a palazzo sempre di Zara, una cintura vintage in cuoio e le Buffalo beige. Stessa borsetta di Zara di ieri perché non ho tempo per cambiarla. Questo è l'outfit completo. On Wednesday we wear pink. Anche a costo di sembrare scontata, le tradizioni vanno rispettate. E quindi il mercoledì grida rosa, per cui sto indossando un paio di pantaloni slouchy rosa di Zara, camicia oversize Zara. Questa settimana sto indossando solo roba di Zara. La cintura è Levi's, acquistata su Asos. Le scarpe sono le Campus di Adidas, stessa borsetta, giacca jeans bianca e questo è l'outfit completo. Semplice, ma molto d'impatto. Ciao! Arrivati a giovedì, bisogna fare uno sforzo in più perché la settimana si fa sentire. Allora, anche oggi ci sono un po' di pezzi Zara. Sembra che questa settimana sono andata solo per cose di Zara, ma non ho solo Zara nell'armadio. Allora, questo blazer forse l'ho già messo questa settimana, non mi ricordo più, ma è di Zara. La magliettina, il top è di Mango, tra l'altro carinissima. Pantaloni bianchi di Zara. Borsettina di Zara, tra l'altro questa è un acquisto recentissimo come il top, quindi sono certa che si trovano ancora. Scarpe Stan Smith di Adidas bianche e l'outfit è completo. Mi sento un po' un cappuccino. Questi sono tutti i jeans che ho dentro il mio armadio, più quelli di ieri bianchi che ho messo a lavare. Ma quelli che ho deciso di indossare sono sempre gli stessi di martedì per due semplici ragioni. Quando ho una cosa nuova, mi fisso con quella cosa e la voglio indossare non stop. E la seconda è che è davvero divertente vedere quante possibilità ti dà un solo capo, per cui mi sto divertendo a scoprire tutte le possibilità che ho con questi jeans insieme a quello che ho già nell'armadio. Oggi quindi sto indossando i pantaloni a palazzo Zara, la cintura marrone vintage. Poi sopra ho una camicetta di H&M, molto leggera, molto divertente, perché ha queste spalle a pipistrello, queste maniche corte a pipistrello. La trovo davvero elegantissima e molto molto bella. Poi sotto le scarpe Adidas Stan Smith con il loghino rosa. E per dare un tono a questo venerdì grigio e per un po' di colore, indosserò questo blazer rosa sopra le spalle perché non fa ancora proprio caldo da uscire senza qualcosa sulle spalle. Ed ecco l'outfit del venerdì che è simile a quello del martedì, ma trasmette decisamente una vibe completamente diversa,
perché martedì avevamo un po' di anni 90, mentre oggi l'outfit è un pochino più moderno con questo blazer pastello che è molto attuale, molto primaverile e perché no un po' estivo. Eccoci finalmente arrivati a sabato. Oggi è una giornata tranquilla in cui si sta in casa, si filma, si edita, si lavora, niente di trascendentale, quindi nessuna uscita prevista se non magari più tardi andrò a trovare mio padre e mia sorella, ma non sono certa, per cui per ora sto tranquilla in casa e sto indossando questo bellissimo top che ho da un po' di tempo, l'ho acquistato su ASOS, ma è marchio Stradivarius, è davvero carinissimo, con questi bellissimi fiorellini blu e qua. E sotto invece indosso un paio di jeans Zara a palazzo, quindi larghi, ma sono molto fitted sulla vita e sulla parte dietro, quindi stanno davvero perfetti, sono bellissimi, li ho acquistati di recente, ve li ho già fatti vedere nel video precedente in cui abbiamo fatto una haul tutta firmata Zara. Sotto invece indosso le pantofole perché ovviamente in casa nostra le scarpe non sono ammesse. I pantaloni non saranno così, è che non sono ancora riuscita ad accorciarli e quindi li ho girati. Però idealmente vanno accorciati, direi. Ieri alla fine non sono riuscita ad andare da mio padre, per cui oggi non intendo rimandare e sono già pronta per uscire. Infatti sto anche indossando un abbigliamento più adeguato perché probabilmente farò anche un salto nell'orto per raccogliere un po' di insalata e seminare un paio di fagiolini. E sto indossando una magliettina di Levi's, comodissima, un paio di leggings barra pantaloni di Primark, questi sono in cotone, sono molto molto comodi, anche la giacca in cotone ed è di Gap, ha 1000 tasche, utilissime, zaino in spalla, le scarpe sono le solite Campus di Adidas e sono pronta, direi. La domenica bisogna rimanere comodi almeno qualche volta, perché altrimenti non si stacca mai. Io comunque devo dire che mi sono divertita davvero tantissimo a filmare questo video, spero vi siate divertiti anche voi a guardarlo, anche perché è un format un po' diverso da quelli che pubblico solitamente, per cui fatemi sapere come l'avete trovato, se vi ha divertito, se lo avete trovato utile o se preferite i soliti video un pochino più organizzati, un pochino meno movimentati, diciamo così. Io vi ringrazio di essere passati da qui anche oggi, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!